Ciao a tutti. Come va? Bentornati. La Val d'Orcia, il lago Trasimeno, e una moto. Benvenuti nel primo capitolo sulle due ruote del mio canale. Vi porterò nei luoghi e nei borghi d'Italia in sella alle più accattivanti moto, affiancato e sostenuto dal mio amico Antonio. Ti consiglio di iscriverti a questo canale adesso. Iniziamo questa avventura proprio dalla sua città. Un attraente borgo, quello di Castiglione del Lago, situato nella parte nord-occidentale dell'Umbria, su un promontorio collinare che guarda il lago Trasimeno. Il nome arriva da un'antica leggenda. Si narra che la ninfa Gilla fosse innamorata del principe Trasimeno. Sbocciò l'amore tra i due, ma la loro felicità durò solo un giorno. Trasimeno decise di fare un bagno nel lago e improvvisamente finì sott'acqua, senza mai più riemergere. Si vocifera che nelle sere d'estate si senta ancora il lamento straziante di Agilla che cerca il suo principe. Si sente una moca che impavida nelle primissime ore del mattino borbotta e riempie una tazza di caffè. Le acque del lago sembrano un velo d'argento. Ammaliano con l'apparente dormire chi le guarda. Il tempo è fermo lì, tra le vie del borgo. Le lancette procedono lentamente. Sembra come sentire vecchi echi del passato, carrozze, zoccoli di cavallo, che si mischiano ai rumori della piccola città che si risveglia. Il lago, invece, sembra come non risvegliarsi mai. Chiavi in mano, casco in testa, decidiamo di partire per la Val d'Orcia. Strade uniche, perfette per poter girare liberi e farvi conoscere la nostra MV Agusta. "75 titoli mondiali, nessun'altra casa costruttrice europea ha vinto di più. Vi ho lasciato con una Ferrari. Dovevo iniziare tutto con la Ferrari a due ruote. Signori e signori, un MV Agusta." Un'opera d'arte su due ruote. Adrian Morton, come un bravissimo neoclassicista, ne ha rispettato in pieno le linee e le proporzioni, i muscoli e le sinuosità, quelle dettate dalla matita di Massimo Tamburini, il Michelangelo delle due ruote. Questo muso ormai da oltre 20 anni è immediatamente riconoscibile. I finali di scarico adesso non sono più sotto la sella, sono in basso a destra. Un Seal Motor in acciaio inox completo, 3 canne di un organo con un sound pazzesco.
così in bianco perla mi fa impazzire. Non è così comune da trovare, contrariamente a quanto si possa pensare. Inoltre questo esemplare è pieno di accessori e dettagli minuziosi. Bisogna cercarli, scovarli. CNC Racing e parti ricavate dal pieno ovunque. Dettagli in Ergal rosso rizoma. Il cambio elettronico che fa bella mostra di sé lì in basso a sinistra. Coperture in carbonio ovunque. E qua e là compare quella scritta storica, mitologica, CRC, Centro Ricerche Cagiva. O Castiglioni direbbero oggi, ma in fondo non è la stessa cosa. E poi si arriva a lui, a quel monobraccio posteriore che lascia a noi malati la possibilità di godere appieno delle forme del cerchio Marchesini. È una lama tra le curve, scende rapidissima in piega, sempre a suo agio. Si sta rannicchiati, molto carichi in avanti, in perfetto stile italiano. Una moto snella fra le gambe, non molto lunga. La posizione è raccolta. Forse potrebbe risultare sacrificata sopra il 1,80 m. Di sicuro non è molto confortevole, ma dopo una giornata intera sapete che vi dico. Ma chi se ne frega? Guidarla fra queste curve è uno spettacolo, asfalto perfetto, paesaggi che ti incantano fra una pennellata e l'altra. Che meraviglia la Val d'Orcia! Strade e paesaggi celebri in tutto il mondo. Grande esempio di come l'uomo sappia plasmare la natura e la materia. Il buon governo toscano, esattamente come i grandi scultori toscani, fino ad arrivare alle carrozzerie italiane. Tanta coppia, ragazzi, tanta coppia. Il motore tira come un ossesso, dai 2000 agli 8000 giri, 148 cavalli, 88 Nm di coppia, peso di soli 153 kg. Ma più che la potenza assoluta, è proprio la coppia a sorprendere. La frenata è ineccepibile, con un solo dito ti ribalti, sicuramente complice il peso e sicuramente anche la ciclistica di tutto rispetto. Si voltano tutti a guardarla, una moto dal valore intrinseco altissimo, un oggetto speciale, non una moto qualsiasi, che non si acquista con raziocinio, ma col cuore. Lei vi ripagherà sempre. Tenendola sul cavalletto in salotto, fra le curve di un passo di montagna o tra i cordoli, sarà sempre bella e veloce, oggi come fra altri 20 anni. Matteo, hai visto dove ho portato? Questi sono i posti che mi piacciono a me. Di che è questo? Di plastica? Sì, questo sì, perché in realtà il serbatoio è tutto sotto. 1500 euro di serbatoio. E quanto costa tutta la moto? Circa 17.000 euro. Nuova ovviamente. Acchittata così penso anche qualcosina di più. Vabbè, prima di parlare della moto, di fare le nostre considerazioni, o meglio le tue perché hai guidato tu, io volevo dire che le promesse, no? La promessa che abbiamo fatto quando ti ho fatto guidare la Ferrari, adesso possiamo dire di averla mantenuta, perché questa è la puntata zero, la prima puntata del nuovo format di Officina del Pilota con le due ruote, con te. Tu sei il fulcro, c'è una responsabilità addosso che non finisce più. Ma un gusto, un piacere. Devo dire che sei partito subito low budget. Una cosina così, sì. E te la scelgo brutta. Mamma mia, questa è una moto che dal vivo non l'avevo mai vista. Mi piace tantissimo. Dai, fa impazzire, un'opera d'arte su due ruote. In un contesto in cui l'uomo dimostra che come sa plasmare la materia. Dalla questa Val d'Orcia, è il mio classico. Sì. Dalla Val d'Orcia ci sposteremo poi un po' in giro per tutte le regioni d'Italia, ma prima di raccontare quale sarà il nostro format, dimmi come si guida sta moto. Perché hai scelto questa? Ho scelto questa MV perché... MV Agusta, a proposito, ma tu come lo dici? Come la chiami sta moto? Sai che non ho mai capito. MV, MV? MV. Agusta? Com'è che si in dice? In teoria si dovrebbe dire MV Agusta. Meccaniche Verghera, okay. Giovanni Agusta, in onore del conte Giovanni Agusta. Però ti devo dire la verità, anche io spesso mi viene MV Agusta. No, ma adesso, dopo che mi hai detto questo. Però si dovrebbe dire così. No, una bomba. Ma secondo me volevo accontentare tutti, e soprattutto noi, in primis, perché è una cosa bella così. Lo sai che sta moto qui? Il maestro Massimo Tamburini l'ha iniziato a disegnare nel 95, l'hanno presentata nel 97, era l'F4 ovviamente. E Adrian Morton l'ha rifatta, questo è un restyling per l'F3 nel 2010, presentata nel 2012, ma la linea è lei, cioè il muso è lei, cioè questa moto qui, questo disegno ha più di 25 anni, se mamma ci pensi mia. È incredibile. Bellissima, sai, si giravano tutti quando passavi, fotografie, selfie, pollici in su.
È un po' alla Ferrari delle due ruote. Io non l'avevo mai guidata questa. Ok. Però la conosco, cioè l'esemplare lo conosco bene. L'ho sfidata a duello varie volte. Quindi oggi prima emozione, proprio direttamente. Sì. Primo video, prima emozione, tutto vero. Come si guida questa moto? Molto agile, strettissima tra le gambe, non è troppo lunga, infatti credo che uno un po' più alto faccia un po' fatica. Ok. Dura, è bella dura. Soprattutto è bella dura, ci puoi fare tutte buche, lì ti ho visto. Tremendo. Sì, per fortuna qua l'asfalto invece è bello. Qui abbiamo trovato degli asfalti. Infatti copia bene, ti fa andare in piega bene. Spaventosa ciclisticamente, una bomba. Tanta coppia, tre pistoni, tre cilindri, si sente, dai 2000 agli 8000 tira uguale. Quanti cavalli? 147, così. Poi questa non è neanche troppo evoluta in elettronica, infatti l'abbiamo tenuta con una mappa custom che è tutto al minimo. Okay. Quella nuova ha gli assi inerziali, a livello elettronico la controlla di più, ma oggi non c'era bisogno comunque. No, sì. No. È una moto con cui puoi andare in pista ed è una bomba. Per strada ovviamente è un po' di sacrificio. Lo devi accettare. Beh, sì, di sicuro non ci vai a passeggio. Però, meglio, ci puoi andare a passeggio con ti metti in mostra, secondo me. Cioè, questa è una moto da uno che gli piace piacere. E soprattutto gli piace godersela perché è troppo bella. La prima sensazione, a parte il brivido e l'adrenalina, poi te la sentivi addosso. Cioè, potrebbe molto essere una la delle prima tue moto? La compreresti? Sì, ti devo dire la verità, sì. È vero che è la prima che guidiamo. Forse dovremmo aspettare le prossime 100, 1000. E allora lì dipende faremo quante le domande regioni giuste. Ci sono in Italia. Vabbè, che facciamo 20 moto, 22 moto, ne faremo qualcuna in più, immagino. Quindi forse è prematura come domanda, però ti devo dire che questa è una moto che ho sempre avuto nel cuore. Mi piace da morire, ma ripeto, è un capolavoro di Massimo Tamburini. L'F4, ma questa si rifà quella, non c'è niente da dire. È una moto che guarda che scarico lì, che c'ha tre canne di scarico in quel modo, bellissimo. È un organo. Hai sentito come suona? Il proprietario è un abbastanza maniacale, è un caro amico e la tiene veramente dritta. Carissimo amico per averti parlato sì, tutto il giorno. Ma perché ti dicevo prima, l'ho sfidato a duello varie volte. Qualche volta ha sverniciato lui me, qualche volta ho sverniciato io lei. In pista. Ecco, no, diciamolo che, perché altrimenti in pista. Io sono un motociclista da pista. Okay. Per strada mi piace godermelo. Non sei quello che gioca il jolly per strada. Molto no, bene. Mai. Perfetto. Non mi piace. Ed è quello e che ci siamo passati tutti e anche io ho fatto esperienza, mettiamo così, è giusto andare forte in pista e basta. Sì, anche perché quando ci vai e superi alcuni limiti capisci che per strada non ha proprio senso. Assolutamente. Non godrai mai in quel modo, è esatto, impossibile, esatto. Quindi non ha senso. E questo è un messaggio che mi piacerebbe tramandare. Mi piacerebbe dirlo sempre. Ma qua, sempre. Alla fine di questo bellissimo video, questa nostra prima bellissima storia, qual è il significato di questo nuovo format? Cioè, noi che cosa vogliamo fare? Viaggeremo nei posti più belli d'Italia, dal centro Italia, varie vallate, le isole, e ogni volta ti porterò in un posto speciale. Con una moto speciale? Assolutamente, infatti ora andiamo in un posto particolare. Dove? Subito ci andiamo. Adesso? Ora. È finita la giornata, io non ti preoccupare, non ce la faccio più. Tu seguimi. Vabbè. Hai guidato tutto il giorno sto capolavoro di moto. Ti ha dato tanto gusto. Ti ha dato gusto, sì. Bello. Però adesso andiamo a casa e tua madre mi ha preparato la torta con la marmellata dei fichi. È vero. E si prende tutto il fuoco perché qua l'ho spostato su di te. Ciao Alvaro. Ciao. Ciao. Però quanto stanno stretti, oh. Sì. Così proprio l'inquadratura è...